quegli anni lì assumevano le persone più giovani. Tant'è vero che io ho trovato nel reparto dove sono andata una certa Fantuzzi Maria che aveva 13 anni. Io ne avevo 20 quando sono entrata. Titolavo le damigiane d'ammoniaca che andavano in lavorazione. Fin quando era arrivata, poi facevano la camera del lavoro. Una volta era venuta e misuravano l'aria. Le hanno detto: quanti anni è che questa ragazza è qua? E la caposala le ha detto: 7 anni che fa questo lavoro qua. Le ha detto questo. Se questa ragazza non ha sofferto in questi 7 anni, in vita sua non soffrirà mai più niente. Il giorno dopo mi hanno tolto di lì e sono passata ai solidi. Poi dai solidi sono andata sempre nelle pesature così, poi sono andata nei laboratori, sono andata nei laboratori centralizzati e di lì poi mi hanno spostato in diversi laboratori. A me non spiaceva cambiare tipo di lavoro. Anzi, tutti quando li mandavano da un'altra parte quasi si offendevano, no? Come dire, io dico, beh, se impara quello lì perché non devo imparare anch'io? Puzzavamo come non so cosa sul pullman, puzzavamo di chimica. I vestiti che io portavo a lavorare non li mettevo nell'armadio. Poi anche a volte mancavano i guanti, ci sono stati dei periodi che non. Con gli americani diciamo che le cose sono cambiate, perché avevano un laboratorio persino troppo elegante, bianco, e noi usavamo il nitrato d'argento. Nitrato d'argento come prendeva un po' di luce, c'erano delle macchie che non le dico. E a volte con i ragazzi gli ultimi anni, a volte mi chiamavano zia, perché loro erano tutti giovani, perché a volte io li sgridavo come fossero i miei figli. Ecco perché dico. Adesso, i giovani da adesso se li sognano le cose che abbiamo passato nei reparti, perché erano molto, anche molto severi, eh. Ho avuto dei capi anche in gamba che sapevano veramente il lavoro, non poteva raccontarle delle frottole, anche non so in caso se uno avesse voluto bluffare. Anzi, in un'analisi mi ero sbagliata. Mi ero sbagliata perché avevo dato 500 decilitri di acqua quando ne dovevo dare 5. Come mi sono accorta? Sono corsa subito nell'ufficio. Sono corsa nell'ufficio e ho detto: mi sono sbagliata. Ebbene, mi hanno dato premio perché ha detto: nessuno l'avrebbe mai. E quell'emulsione lì sarebbe andata male, invece l'hanno recuperata perché hanno aggiunto solo dell'acqua. Dice: nessuno avrebbe mai osato di dire io ho sbagliato. L'ordine c'era, l'ordine, no, no, specialmente nei laboratori, no, avevamo i capi che venivano col dito, è così, no, no, assolutamente, assolutamente, l'ordine c'era. È stato ultimamente che lasciavano un po' andare, ha capito? L'acqua, le luci, andavano via senza spegnere le luci, ma è impossibile, questo è impossibile, su. E quando facevamo la notte, a volte mi dicevano: chiama il titolare, sveglialo durante la notte. Dico: sì, sveglialo, lo svegli sai quanto? Una notte, poi di qua, il giorno dopo non ti trovi più a lavorare qua. Negli incidenti, così sul lavoro, molte volte sono anche proprio gli operai, che chi per la fretta, chi cosa non mette o le maschere o guanti, cose. Questo anch'io, eh. Io anche i guanti, non potevo sopportare i guanti. Io sono piena d'artrosi nelle mani perché non potevo sopportare i guanti. Perciò lavoravo senza guanti, però stavo attenta. Una volta era scoppiata una damigiana di fenolo. Mi ricordo, mi avevano denudata completamente. C'era la caposale, mi avevano tolto tutti i vestiti presto presto, non era successo niente, perché andava fenolo, andava la pelle. I rischi a volte ci sono. No, non so spiegarle, io ho trovato una famiglia, ho trovato come una famiglia. Sì. Non ho avuto, non so, delle delusioni proprio. Non ho mai avuto grandi stipendi, non li ho avuti.
ai tempi, perché oggi anche il ragazzo non farebbe più i sacrifici che ho fatto io, però sa, non li farebbero più. Perché allora i giovani, anche a tutti, anche a livelli, facevano più sacrifici, oggi molto meno. Forse non è più, non è il periodo, no?